Questo nuovo video siamo qui nella carriera con Vincenzo Bep. Oggi ragazzi avremo 4 barra altre partite, comunque diciamo 4, poi casomai si vedrà. Molto interessanti. No, a dire il vero non lo so, non le ho viste, quindi boh. Ma dettagli. Allora, oggi abbiamo una partita contro la Samp, contro la Roma, contro il Porto e contro il Bologna. Poi facciamo una bella cosa, simuliamo col Brasile e giochiamo con la Germania. Ci sta tantissimo. Quindi niente, lasciate like, 5 like, anche no, 5 like prossimo video. Andiamo a giocare contro la Samp. Ed eccoci quindi all'Allianz Stadium di Torino per giocare contro la Samp. E vabbè, come al solito Vincenzo Bep non è titolare nella squadra, ma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine. Speriamo che la Juve non segni prima del primo tempo. Prima della fine del primo tempo, perché se no non giochiamo, quindi bella. E c'è il gol di Ronaldo. Ah, assist di Higuain. Perché ho visto Higuain che dopo il passaggio ha fatto tipo che noia? Va bene, ok. Bene, quindi questa partita non la giochiamo. Top, fantastico. Tra l'altro vi volevo dire un'altra cosa, penso che d'ora in poi, quando ci saranno le partite in nazionale, penso che ne giocherò solamente una, perché le partite in nazionale, sia per voi penso, sia per me, sono davvero noiose perché non accade nulla, cioè veramente sembrano molto più difficili, sono molto più difficili della partita normale, quindi ho deciso che ne faremo solo una a video, ovviamente quella più importante fra le due. E niente, del resto si giocano le partite solite. Quindi è finito il primo tempo. Tra l'altro io vengo dal giorno dopo della finale di Coppa Italia. Comunque come pronosticato non sono entrati. Ok, va bene, grazie Sarri, grande. Ok. Sarri ti odio per due motivi. Primo perché ieri per me non ci hai fatto vincere la Coppa Italia. Sia perché non mi schieri titolare nonostante io sia il capocannoniere della squadra. È da 25 minuti che non esce il pallone. Lo fate uscire, anzi non lo fate uscire, così almeno non entro in campo, perché so già che se no niente. Fine della partita, 1-0 Juve, gol di Ronaldo al 17° minuto di gioco. Però signor Sarri, se, cioè, cacchio, mi deve far giocare. Vabbè che in realtà effettivamente non ha giocato nessuno, quindi cioè nessuna squadra, né noi né nella Samp abbiamo fatto cambi, però comunque Sarri infame, mi devi far giocare, va bene. Tra l'altro visto che siamo 17 gol fatti, Juventus 17 gol di differenza rete, yay. E ho notato un'altra cosa, siamo a 47 partite e 42 gol, 5 gol in, no di più in realtà, però vabbè, 6 gol nella partita contro la Roma, sempre se entriamo. E si può fare. Eccoci quindi all'Olimpico di Roma per andare a giocare proprio contro la Roma. E niente, speriamo finisca 0-0 il primo tempo, così possiamo entrare in campo e giocare, dato che per oggi non ho proprio giocato, dato che quella era la prima partita fatta, però dettagli. Ehi, alla miseria, la paura. Tra l'altro, perché quando la mano, cioè la palla è in mano a Perin, viene nel coso in basso a destra, viene scritto un altro giocatore, non per il, va bene. Ok, fine del primo tempo, vediamo se entriamo. Oh sì, che bello. Tra l'altro ho appena notato che la maglia della Juve in questo momento è quella della Roma, però al contrario, perché abbiamo i pantaloncini rossi e la maglia bianca, allora invece è nel contrario. Intanto Vincenzo Bep subito in attacco. No, non doveva andare qui. Va bene, ok. Vabbè, vediamo un pochino, calcio d'angolo, vai Vince. No, perché? Perché ad Alessandro? Vai! No, vai, incrocio! Dai! Cosa? No, ma come farlo su Spinazzola? Ma che gioco? Ma ti roghi! Buono il fratello di Ronaldo per Vincenzo Bep, che si gira, Vincenzo Bep. Salta Fazio e problemi hai? Fine della partita? Ho detto fine della partita? No, aspetta. No, dai. Finisce questa partita. Arbitro!
partita 0-0 fra Roma e Juventus, clamoroso questo risultato. Aia, non è buono questo. Perché Rabiot migliore in campo? Non si merita di giocare alla Juve, Rabiot, perché è in campo? Ma va bene, ok. La Lazio pareggia pure. Che cosa ha fatto l'Inter? Vabbè, contro la nostra ex squadra vince tantissimo. Ok, va bene, andiamo a giocare la prossima. Eccoci quindi per la partita contro il Porto all'Allianz Stadium di Torino, dove anche oggi ovviamente partiremo dalla panchina. Sarri, spero tu torni al Napoli. Fate finta che io non abbia detto nulla, ho fatto solo l'intro io, ok? Oh, ma chi è sto Varis? Ma chi cacchio sei? Allora, io mi arrabbio. Chi è sto Varis? Ma perché c'è sto schifoso? Ma per favore, non ha mai giocato una partita! E mettete lui al posto mio! Ok, mercato di gennaio, run out from the Juve. Oh no, me lo sono perso. Chi ha segnato? Ancora quello schifo di Varis? Non ci credo, ma quanta fortuna c'hai. Non lo voglio manco vedere il gol, non me ne frega niente. Sono arrabbiatissimo, Sarri, questa me la prendo sul personale. Appena arriva gennaio io me ne vado, eh. Non potete schierare quello là che è la prima partita che gioca, se gli va bene, e non mettermi titolare dopo che vi ho carriato primi in classifica. Io mi arrabbio. Raga, gennaio via dalla Juve. Altro gol di questo schifoso, non lo voglio vedere, non mi interessa. No, sono arrabbiato. Sono davvero arrabbiato e sono offeso dalle scelte del tecnico della Juve. Fine della partita, non me ne frega nulla di quello che accade alla Juve, non mi interessa, non voglio parlarne, basta, sono davvero arrabbiato per questo che è appena successo, quindi no. Guardate là, 10 partite giocate, 14 gol, li ho carriati, e la Juve in totale in campionato ne ha 17 di gol, tra parentesi, e non me ne frega nulla. Adesso voglio vedere chi è il capocannoniere, così ho il diritto di arrabbiarmi con Sarri. Infami schifosi, dai però, infami. Classifica gol, Vincenzo Bepp, primo. Scusatemi, eh. E mettono quello là, titolare, che non ha mai giocato una partita nella sua vita. Mannaggia loro, mannaggia, va. Andiamo a giocare contro il Bologna. Tra l'altro, perché era segnato come derby la partita contro il Bologna? Non lo so, se lo sapete spiegatemelo nei commenti. Grazie. Eccoci quindi all'Allianz Stadium di Torino, dove si affronterà? Sì? Una specie di derby, non so perché penso sia segnato come derby. Comunque si affronta il Bologna oggi. E per fortuna non gioca quello lì. No, non deve giocare mai più una partita perché sì, anche quando me ne andrò. E c'è il gol di Ronaldo, raga, non giochiamo più. Ah no, era fuori gioco, stavo scherzando. Fine del primo tempo, 0-0 fra Juventus e Bologna. Da notare il possesso palla, che è poco differente l'una dall'altra squadra. Andiamo a giocare il secondo tempo. Se non sono titolare io, c'è quello stupido, io mi arrabbio. Oh, hanno messo sempre Varis, però esterno destro. No, c'è ancora Douglas Costa, meno male. Calcio d'angolo per la Juve, cross in mezzo, Vincenzo Bepp di testa! Cosa? What? È uscita? È uscita? No, vabbè, dai, ma non si vedeva mai, sembrava dentro. Ma what? Assist per Bernardeschi? Sì, assist per Bernardeschi. Vincenzo Bepp, assist per Bernardeschi, l'ho già detto 7 volte. Bello il passaggio di Ronaldo, poi Vincenzo Bepp trova un filtrante devastante per il numero 33 della formazione bianconera, che trova il gol. Fine della partita, 1-0 per la Juve, gol di Bernardeschi con assist di Vincenzo Bepp, che si comunque dimostra meglio di quello schifo che è sceso in campo contro il Porto. Vincenzo Bepp, allora Vince, devi risvegliarti, ok? Perché non va bene quello che stai facendo, stai facendo troppo schifo, tra virgolette, perché comunque ha fatto un assist, però non mi vanno bene gli assist, devi fare gol tu. E arriviamo all'amichevole col Brasile, che come già detto all'inizio del video andremo a simulare
Quindi vediamo un po' cosa succede. Penso che perderemo. No, invece abbiamo vinto. Ha fatto gol Vincenzo Betto? Non lo so, penso di sì però. Non mi ricordo, abbiamo segnato in altre partite? Sì, quindi non abbiamo segnato. Va bene lo stesso, andiamo a giocare contro la Germania. Eccoci quindi allo Stadio Olimpico di Roma per andare ad affrontare la Germania. O meglio, per andare ad affrontare, per far simulare e poi affrontare. Ma effettivamente, ora che ci penso, sapete che mi ero scordato del fatto che noi anche in nazionale partiamo dalla panchina? Bene, comunque me ne ero scordato. No, Ciro, 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 perché Ciro? Gol dell'Italia 1-0, no, perché? Bello, siamo all'87esimo e non abbiamo proprio giocato, yeah! Che felicità, tanto volete vedere che entriamo adesso? Volete vedere che entriamo adesso? No, nemmeno, grazie Roberto, grazie, grazie Roberto, fine della partita. 1-0 per l'Italia, gol di Ciro Immobile e anche questa partita Vincenzo Beck non ha giocato, what? Non ha giocato manco un minuto, yeah, sì, che bello. Ah, andiamo a giocare le altre due, yeah. Eccoci quindi al Mario Rigamonti di Brescia per andare ad affrontare il Brescia e partiamo subito bene, all'incirca, va bene. Va bene, speriamo di giocare. Bernardeschi, torna indietro per Emre Can, Bentancur, Higuain, attenzione, sbaglia di poco, oddio, era infattibile quel gol, però ok. Fine del primo tempo, 0-0 fra Brescia e Juventus. Scendiamo in campo ovviamente alla fine del primo tempo, vediamo se riusciamo a fare gol, dato che questo video penso che sia il video con meno gol fatti di Vincenzo Beppi in assoluto. Ronaldo, mi vuoi passare? Ronaldo, perché? Ma perché? Mamma mia. Vai, sembri il Ronaldo che è appena tornato dal lockdown, o meglio il Ronaldo che c'è stato in Juve-Milan e Juve-Napoli, dai, per favore. Comunque gol di Vincenzo Beppi nel frattempo, cioè... Che mi significa che quando ti chiedo il pallone non me lo passi e quando non te lo chiedo me lo passi? Ma scusa. Vabbè, gol bello comunque. Vincenzo Beppa ancora? No. Corner. Attenzione Vincenzo Beppa di testa. Sbaglia ancora di pochissimo. Cioè, dai, bastava darlo un po' più indietro rispetto a dove sei tu ed è gol, per favore. Punizione per il Brescia. Punizione che, mamma mia, cioè... vabbè, bello. Fine della partita, Vincenzo Beppi segna al 50esimo minuto, la decide. Bene, benissimo, che belle partite oggi. Ci stanno tantissimo, che voto abbiamo preso? 7,5, yeah. Sì, bravo Sarri, metti ancora quello lì che ha giocato la partita contro il Porto. Fidati, che è buonissimo lui. Se lo fanno giocare un'altra volta mi incavolo tantissimo, me ne vado davvero. Eccoci quindi a Torino per andare ad affrontare la Lazio. Ho perso la clip vera in cui facevo il saluto solito. Scusate. Fine del primo tempo, Juve 0, Lazio 0. E niente. Ok, andiamo a giocare il secondo tempo. Sempre se lo giochiamo. Se non lo giochiamo mi arrabbio. Perfetto. Vincenzo Beppo, tiro al volo! Peccato, era bello. Peccato. Attenzione, palla per Vincenzo Pep, che se l'allunga troppo. Ma perché? Oh, ancora però. Vincenzo Pep, davanti! Bello il pallone per Vincenzo Pep, che se si fuma di nuovo il gol lo picchio. E infatti ha segnato 1-0 Juve al 90esimo minuto di gioco. Oh, finalmente. Bellissimo il presente di Bernardeschi per Vincenzo Pep, che... supera il 15 della Lazio, che poi salca il pallone sotto l'estremo difensore laziale. 1-0. Fine la partita, 1-0 per la Juve con gol di Vincenzo Bepp, che mannaggia, lui si è sbagliato un tiro che, mamma mia, quello era gol. Mannaggia a te che te lo sei sbagliato. Vabbè, migliore in campo, anche se secondo me si meritava un 7 dato quell'errore madornale. Cosa fa l'Inter? Vince. Cacchio, deve perdere l'Inter. Così andiamo altri punti sopra. Però abbiamo giocato queste due partite extra, dato che non abbiamo giocate due.
Quindi ragazzi, da Vista Instituto vi ricordo di lasciare like, un commento, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, su Twitch, link in descrizione, attivate la campanellina per ricevere tutti i video. E da Vista Instituto, bye bye, però prima voglio vedere qual è la formazione titolare per la di Monomo Zagabria. Ok, va bene, non c'è quello schifo. Quindi adesso davvero bye bye.